www.containerradio.it. E arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio qui a Container Radio, si parla di musica. Quest'oggi, ragazzi, abbiamo con noi una grande artista italiana, famosissima a livello internazionale. Ricordiamo più di 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, brani che sono entrati nella storia della musica mondiale, e da pochi giorni è uscita col nuovo singolo in italiano, A Natale crolla il mondo. Oggi con noi Ivana Spagna. Benvenuta, Spagna. Grazie, buongiorno a tutti, ciao. Benvenuta qui a Container Radio. Beh, iniziamo subito parlando del singolo nuovo. Possiamo dire che non è un brano tipicamente natalizio, anzi direi che no. È un brano che fa riflettere sulla parte un po' più, diciamo, oscura delle festività, quella di una persona che viene abbandonata, quindi di conseguenza rispecchia un po' anche quello che può essere il Natale delle persone sole. Certo, io penso che comunque c'è sempre il Natale, sia, mi sembra, una lente di ingrandimento, che chi sta bene in quel periodo, chi vive bene, chi ha degli affetti vicini, lo vive bene il Natale, anche se il Natale dovrebbe già avere un significato per conto suo, no? Sì. Ma chi vive male il Natale, se c'è qualcosa che non quadra, o un abbandono o una perdita di una persona, è amplificata la cosa, è molto più amplificata che in qualsiasi altro periodo dell'anno. È veramente una lente di ingrandimento che ti fa vedere bellissime e ti fa sentire benissimo se stai bene, e ti fa sentire malissimo se stai male anche. E queste cose comunque possono succedere in qualsiasi momento dell'anno, delle situazioni o di perdite di persone o di abbandono di persone. Cioè, sono dei momenti che, anche se c'è il Natale, cioè, non è che firma l'armistizio per noi, purtroppo. Certo. E si possono vivere, sicuramente, sì. Beh, ti sei avvalsa per questo singolo di alcuni dei più noti autori della nuova scena musicale italiana. Parliamo è vero, di Andrea, sì, Nardinocchi, Paolo Valli, sì. Stefano Paviani, che tra l'altro volevo salutare, coautore del brano Mezzo Respiro del Dear Jack dell'ultimo Sanremo. Esatto, Andrea, sì, bravissimo Amati, Stefano, Andrea Amati, Teresa Iannelli. Iannello, sì, è sì. Proprio è un bel team, veramente. Io quando ho sentito questa canzone, mi stavano proponendo dei brani per l'album che non era pronto, per cui ho detto non voglio che esca una cosa della quale non sono ancora convinta, per cui l'ho posticipato e uscirà quando sarà pronto. Però ho voluto fare questo anticipo, questa canzone che mi è piaciuta molto. A me quando l'ho sentita mi ha regalato un'emozione, mi ha emozionata, anche perché il testo è molto bello. E la canzone ha questa atmosfera un po' celtica, sì. E quello, c'è una cosa che mi ha preso subito dentro, ho detto perché aspettare, e facciamo questo Natale crolla il mondo, che sembra la disfatta totale in un altro senso, è sempre una disfatta, ma non è, almeno per fortuna, nel senso che pensiamo noi, con tutte le cose brutte che sono successe in questo periodo, anche, certo, anche qua in Italia, purtroppo. E comunque bisogna sempre pensare poi in positivo, perché se ci si lascia andare, addio, è finita. Bisogna cercare di rimboccarsi le maniche in tutti i casi, in tutte le situazioni, perché aiutati che il ciel t'aiuta. Dobbiamo essere noi stessi i primi, purtroppo, a reagire. E raramente troviamo chi ci dà una mano, almeno per quello che riguarda la parte interiore nostra. Sì. Dobbiamo essere noi a decidere di fare qualcosa, perché se noi non decidiamo non ci può aiutare nessuno, mentre magari se apriamo uno spiraglietto, allora qualcun altro che ci sta vicino ci può anche dare una mano. Assolutamente è vero. Volevo chiederti, Spagna, come ti sei trovata, sì, a lavorare con loro? Bene, mi sono trovata bene. Avevamo già fatto insieme, anche con Stefano, abbiamo già preparato un paio di brani di traduzione italiana di Diane Warren, che è questa grandissima autrice a livello mondiale proprio, e sono dei ragazzi veramente in gamba, perché sanno cos'è il fatto di comporre, sono molto sensibili, per cui sanno esprimere e mettere in parole o in musica
un'emozione, che è la cosa più importante, sanno comunicare questo, e non è facile, non è sempre facile. Poi devo dire che in queste ore è uscito anche il video che accompagna la canzone, e lì ti vediamo veramente in un paesaggio da fiaba. Com'è stato girare il video musicale di un pezzo così intenso? E guarda, è stato in quel posto lì, oltretutto dicono, si dice la leggenda dice che ci siano gli elfi e le fate, ma ci sono dei posti proprio in quel paesaggio lì, non so se avete notato, ci sono delle riprese che sono magiche, veramente comincio quasi a credere che qualcosa di magico ci sia, perché sembravano, ho scattato delle foto così col telefonino e mi sembrava un quadro di Monet, la natura che era già un quadro per conto suo, una cosa incredibile. Poi c'era un effetto, non lo so, c'è della magia in quel posto lì, veramente. Io penso che non sia una leggenda e basta, penso che ci sia qualche cosa, perché era troppo, ti toccava troppo, e non ero l'unica, tutti noi che eravamo lì ogni tanto ci guardavamo intorno e dicevamo, ma secondo me c'è qualcosa di magico, e tutti dicevamo la stessa cosa. Bellissimo, veramente. Beh, ricordiamo, la location è vicina al tuo lago di Garda, vero? Sì, è praticamente sulle montagne, mm-hmm. Val Vestino, è questo posto che dicono appunto che questo laghetto ci siano gli elfi e le fate. Bellissimo. E magari sono andata a cercare delle immagini nelle foto che ho scattato, e non voglio sembrare patetica o ridicola, ma ci sono un paio di cose veramente strane che le farò analizzare, per cui vedremo più avanti cosa può essere. Bene. Beh, in questi giorni abbiamo raccolto anche alcune domande da parte dei tuoi fans, e un po' alla volta le sottoporremo a te durante la nostra chiacchierata, un po' man mano che si procede con gli argomenti. Per esempio, c'era Fabio da Napoli che voleva chiederti se questo è una prepista del nuovo album che stai preparando, e se per gli iscritti a Fan Club si può avere anche un CD fisico di questo singolo. E questo dobbiamo vederlo, cosa decide anche la ragazza che sta praticamente tenendo il Fan Club. Volevamo fare un CD singolo proprio solo per gli iscritti al Fan Club, perché sai che un CD singolo con un pezzo non si può mettere in commercio, per cui sarebbe stato proprio un omaggio. Vediamo, perché io in questo periodo sono molto incasinata per mille altre cose che non vi sto a dire, per cui non sto seguendo molto, sta seguendo il mio produttore che è Sergio Dall'Ora, il produttore di questo brano e anche dell'ultimo che avevo fatto in inglese, per cui stanno seguendo loro la cosa, dovrei informarmi a vedere cosa hanno pensato di fare. Parlando del tuo nuovo album, invece, eravamo ovviamente un po' curiosi anche di magari carpire qualche piccola anticipazione, quello che si può dire ovviamente sugli argomenti trattati e anche sul genere musicale che troveremo. Ma sicuramente, allora, guarda, innanzitutto io parlo sempre di emozioni. Io penso che noi cantanti abbiamo una grande responsabilità quando scriviamo un qualcosa, quando cantiamo qualcosa. Perché è molto più facile diventare forti dagli occhi della gente essendo trasgressivi, neggiando alla droga o mille altre cose, ma c'è anche una grande responsabilità. Io ho scelto, visto tutti i problemi che ci sono sempre al mondo, di cantare l'amore, l'amore sia nella maniera sua proprio più felice che anche quella invece più triste. Certo. Ma comunque trasmettere emozioni e cose che comunque alla fine diventano sempre positive, anche se il momento è negativo, perché innanzitutto io vivo di questo, sento questo, ma penso anche che ci sia una grande responsabilità verso chi ascolta la musica, perché magari uno in un periodo un po' particolare si lascia trasportare da un messaggio che, se negativo, portato in una direzione, può fare veramente creare dei disastri. E allora questo non me la sento. Io canto solamente le cose mie che mi sento, senza andare a cercare le cose che possono inneggiare a una situazione che può essere pericolosa. Lo so che sono molto più normale così, è difficile essere fortissimi essendo normali, ma preferisco questo, anche perché tanta gente, mi è capitato di sentire delle persone che hanno detto, ma non una, ma neanche 10, molte di più,
guarda, leggendo o ascoltando le tue canzoni o leggendo i testi, ho passato un brutto periodo della mia vita e sono riuscita ad andare avanti anch'io, perché ho visto che ce l'hai fatta tu, sì. Se ce la fa uno ce la può fare anche l'altro, allora ce l'ho fatta anch'io, e questa per me è una gioia grandissima. Ma infatti è la cosa più bella, perché la musica assolutamente è la colonna sonora della nostra vita e può aiutare in tantissime situazioni brutte anche. Assolutamente sì, ti può essere proprio, ti può pigliare per i capelli e tirar su magari in un momento in cui stai affogando in qualche oceano di tristezza. Sì. Veramente la musica, per fortuna, non ha barriere e arriva dappertutto, e a volte può fare dei piccoli miracoli. Ivana, avendo di qui con noi, non possiamo non parlare poi dei tuoi più grandi successi, brani veramente conosciuti in tutto il mondo che ti hanno fatto diventare una star internazionale. Quest'anno è il trentennale di Easy Lady. Cosa ricordi di quel sì. periodo e cosa provi ogni volta che canti quella canzone? Oh, guarda, mi arriva un tuffo al cuore. Io ogni volta che sento, quando la canto, la vivo in maniera diversa, la vivo con gioia e basta. Ma se mi capita di ascoltarla o per radio così, a me arriva un botto dentro e mi dà un insieme di gioia e anche di un pochino anche di tristezza, ma perché sono stati momenti in assoluto, penso, insieme alla mia infanzia, ai momenti più belli della mia vita. Ho potuto ricompensare e ringraziare in maniera concreta i miei genitori con quella canzone, e dopo è mancato subito mio padre dopo 3 mesi, e sono i ricordi. Vedevo loro due in arena, li rivedo ancora adesso quando ho vinto con Colmi, Lady e Colmi, praticamente erano i due pezzi che hanno dato a loro tanta gioia e l'hanno data anche a me. Ma poter ripagare i miei di tanti sacrifici che avevano fatto è stata una cosa incredibile, per cui la gioia e l'entusiasmo di essere riusciti veramente a portare avanti una cosa che ha avuto un risultato così importante, e allo stesso tempo la malinconia e la tristezza di certi ricordi che ormai sono solamente ricordi. Purtroppo sì. Beh, noi da ascoltatori, da fruitori di musica, ricordiamo in particolare gli anni 80 per i brani dance che sono rimasti nella storia. Credo che sia ancora sì. uno dei generi musicali più amati in assoluto. Musica, assolutamente sì. Ma sì. anche le presentazioni degli artisti erano, ricordo, piuttosto pittoresche, con le capigliature, con i costumi sgargianti che hanno fatto epoca. Tu che ci sei stata dentro da artista, come hai vissuto quel periodo? Con tanto entusiasmo, tanta voglia di divertirmi, era bellissimo, era bello, non pensavo a niente, pensavo solo a fare quello che mi sentivo di fare, anche magari sembrando una matta. Mi tagliavo i capelli, mi affittavo giacche da domatore, mi inventavo le cose, c'era un'euforia e una voglia di divertirsi, che purtroppo adesso da parte mia c'ho lo stesso tanto entusiasmo quando faccio le cose, che dico ringrazio il cielo perché l'entusiasmo mi è rimasto, ma sicuramente la gioia è molto meno, nel senso che la vita ti ha toccato, certo. e ti ha ferito in tante maniere e ti ha dato, più vai avanti, più ci sono delle responsabilità, questo assolutamente. E se poi ti trovi a voler fare comunque delle cose per chi ne ha bisogno, le senti sempre di più, per cui la spensieratezza è sempre meno, c'è sempre più da fare perché c'è sempre più bisogno di aiuto in giro. E allora la spensieratezza va via, ma l'entusiasmo comunque per la musica resta, solo che gli anni 80 eravamo tutti un po' più spensierati, anche perché il mondo era meno pesante di adesso, questo ve lo devo dire. Io tante volte penso ai ragazzi di adesso, che mondo abbiamo lasciato loro? Non è facile, sai? Non è per niente facile, per cui a volte sono preoccupata, vedo dei piccolini, dei bambini che giocano e tutto, dico poveri cuccioli, speriamo che si divertano adesso, speriamo che qualcosa cambi, se no si trovano un mondo bello pesantino da vivere. Cioè, e io continuo, più vado avanti più peggioro, perché continuo a pensare sempre di più agli altri, non riesco neanche più a vedere i TG perché mi feriscono troppo, vedere o i terremoti o le guerre, queste cose orribili fatte proprio solamente per interesse e nient'altro, che vedi gente che soffre, animali che soffrono e tutti che soffrono, ed essere impotenti, perché io posso rimediare a qualcosa e quello che mi sta vicino lo posso fare, ma non posso rimediare a tutti i mali del mondo, per cui ne soffro. Non ero così una volta e sono sempre più dentro questo vortice che mi fa star male,
per cui la spensieratezza degli anni 80, quella purtroppo non c'è più. L'entusiasmo della musica c'è ancora, ma il modo in cui ho vissuto la vita in generale in quel periodo è stata una cosa bellissima, bellissima. Beh, che non può più tornare. Io a metà settembre ero all'Arena di Verona per la finale del Festival Show e devo dire bellissimo, una cosa bellissimo. Che mi ha colpito tantissimo è stato vedere quando sei uscita sul palco e hai cominciato a cantare Easy Lady, poi anche gli altri tuoi successi, vedere anche proprio i giovanissimi che ballavano e cantavano in bellissimo. Coro con te. È stato veramente un tripudio. Guarda, è stata una cosa bellissima che io quando non mi aspetto mai spero sempre. Ed è stata una grande sorpresa, mi sembrava il Festival Bar, a parte che proprio questa radio, il Festival Show con Radio Birichina Bella Monella, sono riusciti veramente a prendersi in eredità questa situazione del Festival Bar che mancava, e l'arena in più è magica. Io lì dentro, guarda, è stata l'apoteosi quando ero con Desiderio Colmi negli anni 80, ma l'entusiasmo che ho trovato addirittura nel parterre, che di solito erano gli spalti, cioè le cose di entusiasmo totale, lì era tutto, è stata un'emozione grande, e ringrazio tutta quella gente che c'era quella sera, perché mi hanno regalato un'emozione bellissima, grazie a tutti ancora. Ma secondo te che cosa avevano di speciale quei brani che ancora adesso riescono ad attirare nuove generazioni che praticamente in quegli anni non c'erano? Avevano la spontaneità, la sincerità e la melodia e il ritmo, tante cose, veramente, sono stati fatti e creati da gente, da me, mio fratello e Larry, che era il mio primo compagno e anche produttore insieme a Teo, noi lavoravamo, facevamo la musica che era la nostra passione, era diventata anche un'attività nelle discoteche. Noi abbiamo vissuto la realtà delle discoteche, facevamo, io ero tastierista e cantante, si suonava Kool & The Gang, Donna Summer, Le Chic, tutti questi brani, era una parte della nostra vita, per cui quando abbiamo composto non siamo stati lì a pensare dobbiamo fare questo, ci è uscito quello, per cui è stata una musica che è uscita con spontaneità, con passione, perché c'era tanta passione, cosa che c'è ancora adesso, questo ringrazio il cielo, entusiasmo, ed era la forza del ritmo, che io dico i ritmi che c'erano negli anni 80 erano spettacolari, proprio ti facevano ballare anche se non volevi, e c'era la melodia, perché dicono, perché gli anni 80 la musica degli anni 80 è rimasta così dentro i nostri cuori, perché te la canticchi ancora sotto la doccia. Sì. Adesso è ripresa anche la musica in generale ad aver tanta melodia, ma anche quella che si chiama dance o qualsiasi altra, ma c'è stato un periodo di musica techno, per dire, della discoteca, ci sono anche dei club che fanno solamente questa musica. Quando esci da lì, hai ballato, ti sei sfogato, che è bellissimo anche ballare solo un ritmo, ma non la canticchi, no. E non te la puoi portare per 20 anni se non ti ricordi la melodia. È vero. È quella, è semplicissimo, proprio semplice, melodia. Beh, tu poi per un periodo in quegli anni ti sei trasferita anche a Los Angeles per entrare anche nel mercato americano, lavorando a quello che è stato no, tuo guarda, terzo album. No, e dopo è stata tutta una conseguenza anche quella, ero andata là a vivere, proprio avevo chiuso una storia che avevo qua, ma non riuscivamo a staccarci, e avevo chiuso con mio manager e io ho detto vado via a vivere, vado lontano. E sono andata a Los Angeles, così sono partita con 13 valigie e sono andata là proprio per vivere. E dopo è nato per caso proprio la registrazione di questo album, che poi purtroppo è stato buttato alle ortiche, come si dice, per colpa di questo mio ex manager, che quando ha visto che io in America stavo avendo dei risultati, anche perché stavo avendo la produzione, aveva cominciato a produrmi la Sony della West Coast, ha obbligato la Sony a farmi tornare indietro e ha obbligato loro a buttare via tutto quello che era stato fatto per fare lui la produzione e chiudere il contratto. Comunque va bene, perché quando mi dicono beh, alla fine cosa hai trovato in America? Ho trovato me stessa, perché ho trovato il coraggio di andare avanti, ero da sola, senza nessuno, e mi ero organizzata la vita, e ero riuscita addirittura a avere la produzione dei boss mondiali, dopo è stata buttata per colpa di questo manager italiano,
ma aver la fiducia e addirittura questa produzione che sarebbe stata l'unica che sarebbe stata nella storia della musica proprio prodotta da loro. E allora dico, da sola, dai, sono riuscita a concludere qualcosa. Veramente, complimenti. Ma poi io mi ricordo che in quegli anni un po' i media ti vedevano un po' un erede, addirittura anche una rivale di Madonna. Ma guarda, è stata una cosa stranissima, perché a un certo punto io non avevo neanche un album fuori, perché lo stavamo facendo per un'intervista che avevo fatto su un giornale, sul Wall Street Journal, e insomma mi era capitata, c'era Bobby Colomby allora, che era il grande capo della West Coast americana, e un giorno mi chiama e mi dice: Ivano, non è mai successa una cosa, mi stanno chiamando tutti, vogliono tutti interviste con te, che di solito siamo noi che dobbiamo pregare, anche i grandi, ma insomma nel giro di 48 ore ero su Channel 4, sulla CNN continuamente, The New Madonna e queste cose, ma non avevo l'album fuori in inglese, non l'avevo ancora preparato. Quella è stata un'occasione persa incredibile proprio. Se fosse stato un album pronto, poteva essere veramente un botto, perché avevo tutta la promozione come persona, proprio come personaggio, che avevano scoperto questa italiana un po' strana, un po' particolare, e la chiamavano The New Madonna, e tutti lì, tutto il giorno che andava su questi canali che sono i più forti, perché parliamo di CNN, Channel 4, ed erano proprio il top. E comunque è stata una soddisfazione anche quella. Grandioso, veramente. Poi nel 94 Elton John ti scelse come voce italiana della colonna sonora del Re Leone, da lì possiamo dire sì. Praticamente ha iniziato con i grandi successi in italiano. E da lì dopo cominciato, è stata una grande emozione, sia il fatto di essere scelta da Elton John che il fatto che cercava la voce di madre natura, questo mi era stato detto, e dopo che mi ha sentito, quando i provini erano stati fatti da tante altre cantanti italiane, veramente, ma nomi grossissimi, che ho detto: ma capirai, se hanno detto di no a tutte queste, capirai se accettano la mia. E allora ho detto: se mi va bene, non dirò mai chi sono questi nomi, e non l'ho mai detto, proprio per questo, per questa promessa che ho fatto. Comunque è stata un'emozione grande, la grande emozione sentirlo, poi sentire la voce quando c'è stata la prima del film, e poi è stata anche la grande emozione dopo trovarmi a scrivere in italiano, io non avevo mai scritto in italiano, e Gente Come Noi è stata proprio la prima canzone, per cui tutta una scoperta, una finestra nuova che si era aperta. Bellissimo, sì. Poi ricordiamo Gente Come Noi, arrivata terza al Festival di Sanremo, e l'album quell'anno, l'album Siamo in Due, diventò l'album più venduto di un artista femminile in Italia. Sì, davvero, e vicino alle 500.000 copie, 480 mi sembra, ha proprio avuto un risultato pazzesco. Ma incredibile. Una domanda che volevo farti: ma cosa ti ha spinto, dopo tanti successi a livello internazionale, un po' a cambiare rotta e cominciare a cantare in italiano? No, non mi ha spinto nessuno, ma è stato il caso, perché mi avevano chiesto di cantare, loro mi chiedevano da tempo la mia etichetta di cantare in italiano, io dicevo di no sempre, perché non perché non amassi la mia lingua, per carità, perché avevo paura. Io ho cantato da sempre praticamente, tranne qualche sporadica volta così, in italiano, ma cantavo sempre in inglese, per cui io cantavo meglio in inglese che in italiano, non avevo dimestichezza nella mia lingua, e che la musicalità comunque è totalmente diversa, e avevo paura di non rendere in italiano, allora dicevo di no. Quella volta lì mi ricordo mi dissero appunto che c'è questa canzone, questo provino, e ho detto non ci penso nemmeno, ma ho detto guarda che se ti va bene puoi avere la voce su un cartone animato della Walt Disney. Caspita, ho detto beh, allora quasi quasi ci proviamo, e lì ecco quella la voglia di avere la voce su un cartone animato dentro in questo mondo stupendo che io adoro mi ha spinto ad andare in studio, e dopo Elton John, come ha sentito la voce e la scelta, è stata una nuova, per me una nuova strada proprio, un nuovo entusiasmo, la voglia di scrivere in italiano, anche se avevo un po' di timore, perché
quando scrivevo in inglese, scrivevo sempre le storie della mia vita, le mie paure, i miei disastri, e c'era ancora mia madre in quel periodo, no? Per cui in inglese lei non lo capiva, io stavo tranquilla. Invece io ho sempre avuto timore. Mi ricordo che quando scrivevo gente come noi mi diceva: Ivana, dimmi le parole. No, no, mamma, non te le dico. Non gliele ho mai dette finché non le ha sentite in diretta, perché mi vergognavo, ho sempre avuto questo pudore anche di dire, di raccontare a mia madre le mie paure, i miei sentimenti. È una cosa stranissima, l'adoravo, era tutto per me, e avevo questo pudore, guarda, incredibile. E da lì poi devo dire che sono nate tantissime canzoni bellissime in italiano. Sono nate tante, davvero, speriamo anche belle. Ma sì, sono nate assolutamente tante. Sì. Quante volte si dicono parole che vorresti su noi. Senti Ivana, in tanti ci hanno scritto che vorrebbero rivederti al Festival di Sanremo. Tra l'altro, tu hai partecipato, se non erro, a 6 festival, di cui uno come ospite internazionale nel 1989. Ah, sì, sei con quello, mm-hmm. Ok, giusto. Ci sarà questa possibilità di rivederti magari sul palco dell'Ariston? E magari può essere, perché quando uno fa Sanremo c'è sempre voglia magari di ritornarci. Quest'anno però il mio produttore Sergio Dall'Ora voleva che presentassi il pezzo a Sanremo. Ho detto: Sergio, sono già 2 anni che ho avuto 2 anni belli tosti, non ho voglia di tensione ancora, magari presenti il pezzo, speri che vada bene tutto. Abbiamo un pezzo bello che si chiama, che almeno a me piace, A Natale crolla il mondo, questo scritto da questi autori. Ho detto: non si può star qua ad aspettare che magari si venga presi a Sanremo. E quindi ho voglia di uscire con questo. Ho detto: quest'anno, anche se mi piace tanto Sanremo, ma non me la sento di presentare la canzone, e per quello l'ho voluta far uscire. Beh, canzone che tra l'altro tra poco andremo ad ascoltare. Prima però volevo farti un'altra domanda che ci ha fatto Katiuscia, e ci ha scritto per te 2 domande in particolare. Hai un sogno nella vita che ancora non hai realizzato, magari in campo musicale oppure di vita? No, ne ho 2 bellissime. Uno riguarda me. Mi piacerebbe recitare. Questo mi piacerebbe tantissimo. E chissà, secondo me magari l'anno prossimo qualcosa lo faccio. E poi e poi invece il sogno grande della mia vita, ma lì servono tanti soldi, veramente ne servono tanti. Bisogna giocare all'Enalotto e fare un posto di ricovero. Voi penserete bambini, anziani, anche magari potessi farlo anche per loro, ma per tanti, perché non si può risolvere tutti i problemi del mondo. Io mi sono buttata tantissimo sugli animali, ecco, per tante creature che sono abbandonate, che sono martoriate, che sono veramente, che vivono malissimo e muoiono in maniere terribili, poter fare ricovero, poter fare una struttura per raccoglierli, accoglierli, curarli e fare adozioni mirate. Questo mi piacerebbe tantissimo. Bellissimi, 2 bellissime cose. Noi incrociamo le dita per te, riusciamo e speriamo veramente che tu riesca a realizzarle, Ivana. Magari, davvero. Poi c'era l'altra domanda: con quale artista italiano e straniero vorresti duettare? Guarda, una cosa che mi piace sempre di più, che mi piacerebbe tantissimo, ma ci sono tanti bravi, ma Zucchero per me sarebbe divertentissimo. Ha dei pezzi che mi piacciono, allegria, perché è un momento molto pesante per tutti quanti, e i pezzi di Zucchero riescono a farmi star bene, riescono a farmi sorridere, a tirarmi su di morale, cioè hanno energia, ecco, mi divertirebbe tanto, sì. Non sarebbe male, devo dire. Beh, noi tra un attimo andremo proprio ad ascoltare A Natale crolla il mondo, però un'ultima cosa volevo chiederti. Per restare informati sulla tua attività artistica, per seguirti ovviamente sul web, ci puoi dare ai nostri ascoltatori i tuoi contatti, i tuoi indirizzi, naturalmente su Facebook, le varie pagine? Ah, wow, hai toccato un tasto. Allora, comunque il mio sarà lo Spagna Fan Club, quello ufficiale, e lì, se volete, perché io non sono su Facebook, mm-hmm. Tiene Facebook sempre questa ragazza che io chiamo presidente, perché è la presidente del fan club, che si chiama Giusy Cuccinella, e da anni oramai è il mio punto di riferimento, molto brava, molto seria, ecco, è lei che risponde a tante per conto mio su Facebook, che io non ce la faccio proprio.
io al massimo, ecco, chi manda i tweet sono io, sì, perché a volte magari ho un messaggio da mandare e ci tengo tanto a farlo personalmente, ma è perché non è che non voglio, non ho tempo proprio, perché ho mille cose da fare, comprese tra il disco, tra il mio lavoro, le serate, gli animali. Io sono proprio presa 24 ore al giorno quasi, non esagero, e chi mi è vicino lo sa perfettamente. Per cui, anche se mi divertirebbe, mi piacerebbe tantissimo tenere personalmente questi contatti, non ce la faccio, perché sono tante situazioni in cui c'è bisogno del mio tempo. E allora, questo, io penso che comunque lo Spagna Fan Club, il sito ufficiale, questo di Giuse Cucinella, però perdonami. Beh, poi ovviamente il tuo sito internet, beh, facilissimo riuscire a trovare, sì, la grandissima, sì, Spagna. Beh, ti chiedo una cosa particolare adesso, volevo farti diventare presentatrice qui da noi, speaker qui da noi a Container Radio per qualche secondo, perché è una, sì, cosa che chiediamo proprio a tutti gli artisti che andiamo ad intervistare. Ti chiedo, sì, di autopresentare il tuo brano con un saluto per i nostri ascoltatori. Allora, ciao a tutti, sono Spagna e vorrei presentare su Radio Container il mio nuovo singolo, A Natale crolla il mondo, ma io spero invece che costruisca qualcosa di buono per tutti noi questo Natale, e tanti auguri a tutti. Grazie mille ad Ivana Spagna. Beh, noi intanto volevamo farti in anticipo gli auguri di Natale, e poi naturalmente volevamo anche farti gli auguri di buon compleanno, perché so che manca pochissimo, tra l'altro. Tra un po' invecchio ancora di più, perché non ne avevo abbastanza, ne arriva un altro. Però sai cosa? Secondo me il compleanno bisogna festeggiarlo, va festeggiato, perché sempre di più è una battaglia vinta, un anno in più è qualcosa che ci è stato regalato, ed è bellissimo. Grazie mille a Ivana Spagna. Grazie, ciao a tutti, auguri proprio per un qualche cosa di sereno, veramente un anno sereno anche. Curiosità pericolosa. Se te ne vai. www.containerradio.it